passo. Sembra un po' complicato, ma come vedrete attraverso le spiegazioni che vi darò, non è così complicato come può sembrare al primo momento. La prima carta che abbiamo è la pazienza, quindi questo è il sentiero che dobbiamo percorrere questa settimana. La seconda carta è bisogno di spazio. La terza è pronto all'azione e vedremo a che cosa si riferisce, e la quarta è cambia. Poi arriverà un responso generale dell'angelo. Allora, pazienza. Siamo tutti chiamati ad avere pazienza in questo periodo e questa settimana ci incoraggiano proprio a avere pazienza e fiducia. La pazienza è un concetto importante che a volte ci fa capire quanto vorremmo fare in fretta e invece se ci fermiamo a ragionare, a ripensare, poi partiamo di slancio. Infatti la seconda carta, la carta di ascolto agli angeli, ci dice bisogno di spazio. Quando noi troviamo spazio per noi e lavoriamo con il cuore, troviamo nuove soluzioni, ci si apre una visione diversa. Arriva questa carta che dice pronto all'azione e sembra quasi in contrasto. Uno dice, ma come, devo aver pazienza e poi mi dici pronto all'azione? Vedremo perché, perché questa carta è seguita da cambia e ha maggior ragione, ci sta segnalando che questa pazienza ci porterà ad un cambiamento. La risposta arriva con la carta degli angeli, che è una sintesi, e ci parla di perdono. Quindi, se noi abbiniamo queste due carte, pazienza e perdono, salta fuori anche abbastanza chiaramente che questo è il percorso che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo avere pazienza perché le cose non si risolvono in poco tempo, però se perdoniamo ci togliamo da quella situazione di disagio, di continuo ripensamento, di risentimento, e siamo pronti per il nuovo. Ecco perché poi esce anche il messaggio del cambia e dell'azione, perché nel momento che, dopo aver preso un po' di spazio per noi, abbiamo riflettuto su cosa è importante per noi, ecco che siamo pronti per il perdono e di conseguenza pronti per un nuovo percorso. Questo è il consiglio degli angeli, e sapete che gli angeli sanno sempre prima di noi che cosa è opportuno fare. Bene, anche per questa settimana ho finito. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di seguitemi su Clubhouse, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook. Vi ricordo il mio sito, vi mando tanta luce degli angeli, tanta luce degli angeli, mi raccomando.